Gianni Anselmi ha presentato la nuova legge sul turismo, è stata pensata a spiega per ampliare le capacità di modernizzare il tessuto produttivo. Emendamento al mille proroghe, tassa di sbarco a 2,50 euro, l'emendamento proposto dal PD Ranucci è stato richiesto dall'Ancim. Asa escluse perdite sulla rete idrica in via Roma, l'azienda ha effettuato i sopralluoghi alla scuola Tese il 10 febbraio. Cavo è la sede naturale dove ubicare le terme, a prendere posizione il Circolo PD di Rio Marina e Cavo affrettiamo i tempi di realizzazione. Buonasera gentili telespettatori, benvenuti a prima pagina. Questa sera l'approfondimento del telegiornale di Teleelba è dedicato alla legge regionale sul turismo. Ai microfoni di Teleelba ce ne parla il consigliere regionale Gianni Anselmi che ieri era in visita qui per illustrarla al territorio. È stata pensata, spiega Anselmi, per ampliare le capacità di modernizzare il tessuto produttivo. Vediamo. Lunedì 13 febbraio il consigliere regionale Gianni Anselmi è sbarcato all'Elba per illustrare la nuova legge sul turismo che presenta importanti prospettive anche per l'isola. È stata approvata dalla Regione Toscana dopo un confronto con le associazioni di categoria e con il tessuto economico della Regione. Si occupa sostanzialmente di tre filoni. La prima parte è la governance istituzionale, quindi la parte più amministrativa ma anche progettuale che riguarda prevalentemente i comuni. Oltre che la promozione turistica. Una seconda parte è rivolta alle imprese, quindi alla modernizzazione delle tipologie dell'offerta turistico-ricettiva in Toscana con un arricchimento, una flessibilizzazione delle stesse tipologie e maggiori opportunità date alle strutture alberghiere e extra alberghiere e anche il tema delle locazioni turistiche. Il terzo punto, la terza parte è rivolta più alle professioni turistiche, quindi agenzie di viaggi, guide turistiche, accompagnatori turistici, quindi un testo molto diciamo, ambizioso, si propone di rivedere l'apparato legislativo che era del 2000, quindi datato rispetto all'evoluzione delle dinamiche del mercato turistico. Chiama ad una grande capacità di modernizzazione tutto il tessuto, a partire dagli operatori, dando loro in cambio nuove importanti opportunità e chiama i territori, in particolar modo i comuni, a lavorare e progettare insieme. Consistenti novità anche per quanto riguarda l'informazione e l'accoglienza turistica. l'Elba è uno di questi, sarà uno di questi, ma lo è naturalmente sia per la storia che per le caratteristiche territoriali. Dove la gestione associata dell sovracomunale dell'informazione e dell'accoglienza turistica sarà convenzionata appunto da parte dei comuni, i quali dovranno mettere in campo iniziative non solo di natura promozionale da concordare con Toscana Promozione l'agenzia regionale che porta la Toscana nel mondo, ma soprattutto iniziative di informazione, di accoglienza, di comunicazione, di orientamento ai turisti in modo coordinato. Qui c'è una storia di gestione associata delle funzioni legate al turismo dopo l'eliminazione delle APT. Io credo che questa sia una risorsa. Naturalmente si deve sempre migliorare, soprattutto sempre più affermare il peso e il ruolo dell'Elba come tale, non come semplicemente come somma dei comuni. È necessaria una visione olistica, cioè che aggiunga alle parti la forza del tutto, la forza aggiuntiva e incrementale del tutto. E questo è molto in mano ai comuni. La Regione può aiutare e supportare non solo con risorse su progetti pilota, con fondi di natura regionale o comunitaria destinati al turismo, ma può anche attraverso l'Agenzia agganciare il territorio urbano in eventi promozionali non solo online ma anche le fiere così come già avviene. Inoltre la Regione sta supportando il territorio per gli interventi sull'aeroporto di campo che non consideriamo l'aeroporto di campo ma consideriamo l'aeroporto dell'intera isola eh, sia con le risorse stanziate ma anche con l'accompagnamento in conferenza dei servizi delle procedure. Inoltre ci, ci occupiamo, siamo presenti sulle vicende dei, della continuità territoriale che sono molto importanti non solo per i pendolari, per gli per i cittadini residenti, ma anche per il tema del, dell'offerta turistica. In tutto ciò sta anche la qualificazione, la manutenzione attiva dei servizi sociosanitari, che non sono un tema da considerare separato dall'offerta turistica territoriale, perché servizi sanitari che funzionano non funzionano solo per i residenti, ovviamente. Quindi c'è una forte responsabilizzazione, io credo, anche le, le nuove leve che mettiamo in campo per il turismo all'aria aperta con maggiore flessibilità per i campeggi, l'introduzione di camping village, l'introduzione del condotel dei Marina Resort, la possibilità per gli alberghi di fare somministrazione anche ai non alloggiati, di fare centri benessere naturalmente con contenuti professionalizzati, per gli stabilimenti balneari di fare centri benessere, sono tutti elementi aggiuntivi che mettiamo in campo, ci auguriamo il territorio risponda, poi qui c'è un ruolo importante anche del parco. C'è un sistema associativo molto attivo sul fronte dei beni culturali. Eh, ci sono associazioni di categoria molto attente. Insomma, credo che l'unione non solo faccia la forza, ma serve a tenere l'asticella alta sulla progettualità dell'isola, perché questa la renderà più forte non solo in regione, ma anche oltre. Ma l'Elba è pronta? Penso questo che non si parte non si da zero. Naturalmente, però, l'apparato legislativo, così come è stato strutturato, richiede appunto la capacità di uscire dai singoli confini comunali e di immaginare l'Elba come un prodotto unico. Certamente che si avvale delle singole specificità, delle singole identità locali, del tessuto che sta dentro i territori, ma l'Elba avrà forza se si rafforza la capacità dei comuni di lavorare insieme. Da questo punto di vista, io credo che questi stimoli, questa vivacità del territorio, anche questa, questo reclamare una maggiore capacità di stare uniti sia una risorsa, non un problema. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Teleelba. In apertura parliamo della tassa di sbarco, c'è cioè il via libera della Commissione del Senato all'emendamento per l'aumento della tassa a 2,50 euro nelle isole minori. Tutti i dettagli nel servizio. Via libera della Commissione del Senato nel pomeriggio di martedì 14 febbraio all'emendamento del primo firmatario, Raffaele Ranucci, del Partito Democratico, nel decreto-legge mille proroghe per l'aumento della tassa di sbarco nelle Isole Minori fino a 2,50. Domani 16 febbraio è previsto l'arrivo del testo in Aula e si va dunque ad una veloce approvazione del provvedimento. L'aumento che è stato richiesto dall'ANCIM va a sbloccare la situazione che vedeva fermo ad 1,50 euro il ticket predisposto dalle amministrazioni comunali anche all'isola d'Elba, evitando rischiose interpretazioni della normativa nel tentativo di approvare l'aumento a 3,50 euro già deliberato dagli otto comuni, ma di fatto congelato proprio dalla finanziaria. Da notare che nell'emendamento si parla di tassa di sbarco, in alternativa alla tassa di soggiorno, che potrebbe essere dunque adottata dai comuni interessati. Nell'emendamento, infine, è stato ribadito che il gettito della tassa sarà destinato ad interventi nelle singole isole minori, soprattutto sul fronte della raccolta dei rifiuti e sulla salvaguardia ambientale, viabilità e polizia locale. Torniamo adesso a parlare della scuola elementare Tesei di Marina di Campo. C'è una precisazione da parte di ASA dopo i sopralluoghi effettuati. ASA dice sono escluse perdite sulla rete idrica in via Roma. Vediamo. Non c'è nessuna perdita sulla rete di distribuzione in gestione alla nostra azienda e questa è la precisazione di ASA, il gestore del servizio idrico, a proposito delle ipotesi fatte dal Comune di Campo nell'Elba con l'ordinanza nella quale si prorogava la chiusura della scuola elementare Tesei di via Roma a Marina di Campo. I sopralluoghi di ASA infatti sono stati effettuati il 10 febbraio ed escludono ogni tipo di problema dovuto a quanto di competenza dell'ente. Come si sa il 7 febbraio fu individuata una crepa in una parte della scuola il giorno dopo un'altra nel muro tra il ripostiglio e il bagno. La scuola è stata chiusa per poter effettuare le verifiche necessarie e le sette classi delle elementari sono state dislocate negli altri plessi dell'istituto comprensivo. Nel frattempo i tecnici del comune di Campo nell'Elba, coordinati dall'ingegnere Alessandro Schezzini, continuano le ispezioni per risalire all'origine delle crepe e stabilire gli interventi necessari. Il capogruppo dell'opposizione di Rio Elba, Pino Coluccia, interviene sulla fusione dei comuni riesi. È un alibi, dice, per gli insuccessi dei due sindaci. Intanto venerdì prossimo è stato convocato il Consiglio Comunale. Vediamo. Venerdì prossimo alle ore 18 al Teatrino Garibaldi è convocato il Consiglio Comunale di Rio nell'Elba per discutere e porre all'approvazione la procedura concordata fra i due sindaci Galli e De Santi per la fusione dei comuni di Rio nell'Elba e di Rio Marina. Questo processo ricorda il capogruppo di minoranza PD di Rio Elba, Pino Coluccia. Ha origine principalmente nella cultura populista dell'antipolitica e dell'antiistituzione che ha ispirato la costituzione delle due liste con a capo gli attuali sindaci. A questo si aggiunge la magra e non soddisfacente prestazione amministrativa fatta dalle due amministrazioni che registrano, dice ancora Coluccia, ciascuna all'interno delle proprie comunità lamentele per immobilismo, mancanza di risultati apprezzabili anche nelle piccole cose. Questo malcontento generato da delusioni rispetto alle promesse ed aspettative, dice ancora Coluccia, i due sindaci hanno pensato bene di dirottarlo da un giudizio critico e negativo su di loro alla supposta inadeguatezza istituzionale dei due comuni, come se la loro non efficienza e incapacità di risolvere i problemi dipendesse e ricadesse sulla loro dimensione o ripartizione territoriale. I cittadini, le comunità riesi e delle frazioni, dice ancora Coluccia, che ribadisce la sua contrarietà alla fusione, sanno bene che se i comuni sono amministrati bene e collaborano proficuamente fra loro, a prescindere dalle maggioranze che li governano, dipende sia da buoni amministratori con idee chiare sul che fare, come il passato insegna, sia da adeguate condizioni economiche e finanziarie. Parliamo adesso della situazione del trasporto sanitario all'isola d'Elba con l'intervento di Giovanni Aragona, presidente della pubblica assistenza di Porto Azzurro. Occorre, dice Aragone, una riorganizzazione e dei finanziamenti. Vediamo. Si continua con Italia. Si continua con i tagli alla sanità al nostro ospedale che coinvolgono strutture di reparto con meno esami e personale ridotto al minimo. Si indirizzano i pazienti ad andare fuori Elba per terapie o ricoveri vari con notevoli sacrifici e spese per i familiari che accompagnano il loro malato e aumentano quindi anche i trasporti con ambulanza che non vengono più rimborsati dal servizio sanitario regionale. A denunciare la situazione dell'ospedale Albano con una nota è Giovanni Aragona, presidente della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro. Un altro servizio di cui nessuno parla, continua Aragona, è il trasporto ordinario del malato con ambulanza e dell'infortunato in emergenza 118. Per fare questo ci sono fortunatamente 15 associazioni di volontariato, pubbliche assistenze, misericordie e Croce Rossa, che durante il giorno e la notte si attivano per garantire questo servizio indispensabile per residenti e migliaia di turisti durante la stagione estiva. Vi siete mai chiesti come vanno avanti queste associazioni di volontariato? Continua la nota. Personalmente posso dire che dopo 32 anni di presidenza della pubblica assistenza a Porto Azzurro, il servizio ambulanza è cambiato molto da quando è entrato il 118 all'Elba 1997. Oggi è richiesta dal sistema 118, giustamente, la disponibilità immediata di soccorritori con una preparazione formativa accertata, con notevoli responsabilità personali e associative che aumentano di giorno in giorno, oltre ad evidenti spese economiche a carico delle stesse associazioni. Abbiamo 12 o 24 ore di servizio 118 da coprire moralmente nei confronti del nostro Paese, anche se non obbligati, in quanto il nostro impegno è volontario, ma è tutt'oggi senza una convenzione specifica, senza alcun contributo di stand-by di disponibilità. Esiste il solo rimborso per l'eventuale servizio effettuato, che si basa però su tariffe regionali del 2008 e mai aggiornate, e un grosso contributo di spesa che corrisponde a 0,35 centesimi di euro l'ora. Occorre che tale situazione sia a conoscenza dell'opinione pubblica e anche dei sindaci affinché siano intraprese le dovute azioni per discutere le varie problematiche delle associazioni sul servizio ambulanza ordinario e 118 all'isola d'Elba. Che la conferenza dei sindaci quindi stia vicina anche alle nostre associazioni con fatti concreti, collaborando per superare i problemi, sostenere e valorizzare il servizio di trasporto sanitario prima che il servizio, conclude Aragona, arrivi al collasso organizzativo ed essere a danno purtroppo della popolazione dei turisti della nostra isola delba. Turale dove ubicare le terme, a prendere posizione il circolo PD di Rio Marina e Cavo, affrettiamo i tempi di realizzazione, dicono. Cavo è la sede naturale dove ubicare le terme. Questa è la presa di posizione del circolo PD di Rio Marina e Cavo. Il sindaco Galli, in un recente incontro pubblico che si è tenuto proprio a Cavo, si legge in una nota diffusa dal circolo, ha informato i cittadini sulla situazione riguardante l'uso produttivo delle acque geotermiche. Fra le tre ipotesi illustrate c'è quella di far usufruire le acque alle strutture alberghiere esistenti, quindi puntare su uno stabilimento termale diffuso. Il locale circolo del Partito Democratico, che è aperto a ogni soluzione fattibile e quindi realizzabile e solida negli anni, si legge ancora nella nota, auspica che prima di avanzare tale proposta il sindaco di Rio Marina abbia acquisito la volontà e l'impegno degli albergatori di Cavo. Tale operazione infatti richiede energici interventi di adeguamento degli hotel medesimi e quindi robusti investimenti economici. In caso inverso si rischia di perdere altro tempo. Il circolo del Partito Democratico ritiene Cavo la sede naturale dove ubicare le terme, così come a Cavo dovrà sorgere qualsiasi altro impianto per l'uso efficace delle sue acque geotermiche. L'importante, conclude la nota, è affrettare i tempi di realizzazione e quindi superare ogni ingorgo burocratico per il quale il PD ha già manifestato il proprio impegno. Bentornati in studio, parliamo adesso dei due appuntamenti previsti nel fine settimana organizzati dal Parco con l'esperto Leonardo Forbicioni per parlare dell'alimantria. L'alimantria, problema o falso allarme? E' questo il titolo dei due appuntamenti con Leonardo Forbicioni, esperto entomologo organizzati dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano con la collaborazione dell'Assessorata alla Cultura del Comune di Portoferraio. Prima una conferenza e a seguire un'escursione guidata nella zona centrale dell'isola per verificare da vicino le condizioni delle ovature. La limantria dispar, il lepidottero polifago delle piante fruttifere e forestali, è infatti protagonista di inizio estate all'elba. Prima bruco, poi farfalla, l'alimantria appena messe le ali, lo abbiamo notato un po' tutti, si attacca alle pareti delle case, dei paesi a centinaia, a migliaia. E le polemiche sulla presunta pericolosità di questo fenomeno naturale, come capita spesso, non sono mancate. Fondamentalmente per questo motivo il Parco Nazionale desidera fare chiarezza sugli aspetti specifici di conoscenza scientifica chiamando un esperto ad illustrarne la natura. Leonardo Forbicioni farà luce sul fenomeno per fare capire la reale situazione prima con una lezione e poi con un trekking guidato. L'appuntamento è venerdì 17 febbraio alle 16 a Forte Inglese e poi sabato 18 febbraio alle 10 presso l'Infopark per l'escursione. È stato conferito il gonfalone d'argento ai vigili del fuoco della Toscana, vediamo tutti i dettagli nel servizio di Toscana Media. Hanno lavorato per cinque giorni senza sosta tra la neve e le macerie per riuscire a salvare le persone rimaste intrappolate nell'hotel Rigopiano, travolto dalla valanga di neve. Sono i vigili del fuoco della Toscana impegnati da mesi con 1600 uomini e mezzi di soccorso sia sul fronte dell'emergenza terremoto che sulla criticità dovuta dalla neve in centro Italia. Per il loro instancabile lavoro il Consiglio regionale della Toscana ha voluto conferire al corpo dei vigili del fuoco il gonfalone d'argento, massimo riconoscimento dell'Assemblea toscana vuole essere complessivamente un riconoscimento dato a tutti i vigili del fuoco, sia a chi ha avuto l'attenzione della cronaca, sia a chi invece ha vissuto turni in cui questo non è avvenuto ma con altrettanta fatica, con altrettanta competenza e impegno hanno dato tutti se stesso in aiuto degli altri, in aiuto a chi in quel momento era in situazione di bisogno, sia sul terremoto sia a Rigopiano. Sì, è una questione molto importante per tutti i vigili del fuoco della Toscana, che è un numero elevatissimo, stiamo parlando di 1600 persone da tutto il, dal 24 di agosto e sono come dire, eh, a turni alterni andati sul posto. Il salvataggio dei bambini dall'hotel di Rigopiano hanno fatto il giro del mondo come quello delle macerie dopo il terremoto di Amatrice e Norcia e rimarranno impresse per sempre nei nostri occhi anche perché in quelle immagini si vede la tenacia e la forza di volontà del corpo dei vigili del fuoco. Per la rassegna cinematografica dei film d'autore del Nello Santi di Portoferraio arriva il nuovo film di PIF in guerra per amore. Era incominciato nel gennaio 1943. Una storia che riguardava l'America e la Sicilia. Nuovo appuntamento con Cinema d'Autore per giovedì 16 febbraio al Cinema Nello Santi di Portoferraio. Il terzo film in cartellone è In Guerra per Amore, il film drammatico di Pif. Dopo il successo di La mafia uccide solo d'estate, Pier Francesco Di Liberto, in arte e pif, torna dietro la cinepresa con una storia scritta insieme a Michele Astori e Marco Martani, cercando di replicare il fortunato format del film precedente. Una commedia che nasconde una visione indignata della realtà italiana passata e presente, con particolare attenzione allo strapotere mafioso in Sicilia. Siamo a New York nel 1943. Mentre il mondo è nel piano della Seconda Guerra Mondiale, Arturo, palermitano trapiantato in America, vive la sua travagliata storia d'amore con Flora. I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante boss. Per convolare a nozze, il nostro protagonista deve ottenere il sì del padre, della sua amata, che vive in un paesino siciliano. Arturo, giovane e squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l'isola: allora alzi nell'esercito americano che si prepara per lo sbarco in Sicilia, l'evento che cambierà per sempre la storia dell'isola dell'Italia tentacolare di Cosa Nostra. Il film che vede nel cast PIF Andrea di Stefano, Sergio Cespertino, Maurizio Bologna e Miriam Leone è in programmazione giovedì 16 febbraio alle 21.30. Anch'io sono in guerra per amore. Non ci sono altre notizie per questa sera, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni.